andiamo avanti così, c'è qualcuno che cazzo. Andiamo avanti, eh? Un po'. Ah, anche l'altra volta vuol dire tu, sto facendo una cosa seguire, no, lo faccio io, faccio quel palazzo. Invece non è così, non ho capito. Allora lo faccio anch'io come roba. Però poi mi dite cosa succede. No, non sono fissato, è una questione di principi. Oh, e ti pareva che non mancava la questione di principi? Sì, è una questione di principi, allora. Cazzo c'è da ridere? Io stavolta sono andato allo stadio e ho chiesto in giro. Franchi non l'hanno visto, non c'era, non c'è proprio andato allo stadio. Pure stasera Carotti ce l'ha con Franchi, ma secondo te perché? Ma che c'avrà? Complesso di inferiorità. Che c'avrà Franchi più di lui? È più bello, c'ha più soldi. Che cazzo c'ha Franchi più di te, scusa? L'amante c'ha. L'amante! Cioè, oh, bravo. Ma che stronzata, guarda che io non ce l'ho mica con Franchi, sai. No, ma tu riesci a pensare senza che ti venga un'ernia al cervello? Eh? Mi sembra semplice. Se ti pagano per andare allo stadio e scrivere un pezzo, tu ci devi andare, eh? Oh, andare e scrivere il pezzo, eh? Sennò cosa siamo? Degli stronzi siamo. Certo, siamo degli stronzi. Ecco, siamo proprio degli stronzi, come dici te. Comunque, se volete la mia impressione su Franchi, quello che scrive meglio di tutti. Siete un genio, talento naturale. Sì, sì, l'ho letto anch'io quell'articolo, molto bello. Sì, sì, mi sono fatto dare anche la cassetta per poterne fare il confronto. Ecco, beh, diglielo. La cassetta, e chi l'ha vista? Senti, Carotti, perché non ti metti in malattia un paio d'anni? Così magari ti calmi e diventi frequentabile. Magari, guarda, magari. Guarda che diventa... È un'ora di chiusura. Nada. Ma tu sei nuova, di dove, da dove vieni? Belgrado. Sai che c'è in Italia una cantante che si chiama come te? Che cantava? Scender... Ah, no, ma che freddo fa. Ma che freddo fa. Carlo, Belgrado, una ragazza viene dalla Bosnia. Scusa, ma Belgrado è Serbia e non è Bosnia. Serbia? No, perché siccome lui è stato in Serbia durante la guerra e... Beh, aspetta, ma magari avete delle cose in comune, faceva il corrispondente di guerra, capirai. Lascialo stare. Perché? Perché? Che c'è? Che ho detto? Niente. Non hai detto assolutamente niente. Che ho fatto? Bravo, Gabbiadini, bravo! Vedi, questo è un gesto. Oh, Gabbiadini, e dai! Per meine Schwester. Meine Schwester lebt in Beograd. Bitte. Bitte. Happy birthday for my sister. You send to her, okay? Here is address. Please. Please. Ed infine oggi è accaduto. Quella che doveva essere una cronaca sportiva si è trasformata in una cronaca di guerra. Tutti, dalla federazione agli stessi funzionari locali, avevano garantito che la partita si sarebbe svolta nella massima tranquillità. E invece da più di 36 ore, cecchini armati con fucili di precisione sparano su chiunque osi avventurarsi fuori dall'albergo che ci ospita. Quando finisci in una stanza d'albergo dove sparano dentro e non sai neanche chi sono e perché lo fanno e vuoi raccontare quello che succede, ti trovi che non hai parole. Io ho sempre scritto di basket, mai di guerra. Non le conosco le parole della guerra. Qui non ci sono le divise a distinguere le squadre in campo. C'è gente che spara, ma io non vedo eserciti. Non so con chi parlare perché non conosco la loro lingua. Per fortuna ho conosciuto tre cacciatori italiani, Renzo, Roberto e Paolo. Con loro c'è una ragazza, una del posto, di nome Rada.
Questa è la loro storia che, per quanto incredibile, è comunque autentica. Ed è anche l'unica storia che posso raccontare dall'inizio alla fine. Ma tu guarda che meraviglia! E dammela un po' di soddisfazione, dai! È bello, è bello. È un mese che lavoro per organizzare questi tre giorni. Poi, peraltro, stavolta toccava a te organizzarla, comandante. È la seconda volta che sai. L'ho fatta apposta, perché so che a te piace organizzare. Quante volte mi hai telefonato per questo viaggio? Mi hai massacrato di telefonate. Comunque, adesso siamo qui, siamo arrivati. Che ti manca? E che mi manca? Non lo so, un minimo di soddisfazione in più. Un amico anche un attimino più energetico, no? Sembra che porto una salma. Ma parla con tuo fratello, l'abbiamo portato appresso. Bertino. Tu non sai quante ore di volo mi hanno fatto fare sta settimana. Barzelletta? C'è uno che dice a Ray Charles: maestro, certo, una bella sfortuna però essere ciechi. Uno non può vedere il sole, il Grand Canyon, belle donne. E Ray Charles gli dice: beh no, ci sono anche sfortune peggiori. E quello dice: quali? Pensi se ero negro. Guarda! Un capriolo! Prendi il fucile! Forza, dai, dammi una mano, dai! Ma porca! Tieni, ma che fai? Il fucile! Guarda qua, si è rotto aspetta, tutto il fanale, aspetta, si è rotto! Aspetta, aspetta! Ma ce l'hai? Eh? No, porca! Ormai quello sta dentro la boscaglia, quando lo trovi più? Era bello! Andiamo, fa un freddo qui! Fa un freddo cane qui! Dai, dai, svetti! Andiamo, andiamo, andiamo che è tardi! Sicura? Che ci pensi bene? Il guardiacaccia, Boris Jovanovic... Jovanovic. Boris Jovanovic, ecco. Non ha lasciato messaggi per dei cacciatori italiani. Se non è venuto qui, non ha lasciato messaggi, eh? Che cazzo ride questa? Non è che alle volte ritarda? Lui se dice viene, viene all'ora che ha detto. No, ma magari è venuto e se n'è riandato, perché noi ci siamo messi d'accordo per telefono, l'appuntamento ce lo siamo dati proprio qui, stasera. Io non vedo Boris la settimana scorsa. Non lo so. Senti, lascia stare, guarda. Ci prendiamo una camera qua, lasciamo detto che siamo in albergo. Magari Boris arriva domani. Ma così ci perdiamo un giorno. Mamo io troppo la scelta, fa col dana butto ie. Mamo bilena, mi riscelta e avocchietta. E questa ti piace? È il tuo tipo, no? Come? Questo che fa? È il metodo scientifico, segnale uscite che dei numeri. Ma tu c'hai culo? Boh. Che prova, dai. Hai rispetto. Cazzo. Sì, sì, ho capito, è andato in città, ho capito. Sì, ma tuo padre quando torna? Ah. Sì, ma casa vostra dov'è? È proprio lì? Sulla strada, ho capito sulla strada, ma quale strada? Oh, ecco, c'è il problema.
Prima siamo tre. Perdono e ridono. Ma che ci sarà da ridere? Ma sta stare. Che ti importa? Lasciare ridere, no? Allora che dici? È meglio stare qui. Facciamo due passi, ogni tanto una puntatina. Come la vedi? A me va bene. Tanto della caccia non me ne può fregare di meno. Ma tu che ci fai qua? Chiedilo a mio fratello. Se non venivo anche stavolta, sai che me nato. Italiani? Italiani. Italiani mangia pasta di merda. Piacere, Paolo Treves. Io sono Milan. Lui è mio fratello Milo. E lui? Mio fratello Milo. Però, un papà pieno di fantasia. Sì, ha scopato anche tua madre. Oh, oh, oh. Paolo, l'ho trovata, eh? Italiani, succine! Strozzi! Che volevo? Strozzi! Strozzi! Ma basta! Ecco, noi siamo qui e casa di Boris dovrebbe essere su per giù qui. Ho parlato con la figlia perché lui non c'è. Parla italiano? Sì, parla italiano, qui tanta gente parla italiano. Comunque non sapeva dirmi niente e non sapeva nemmeno quando tornava il padre. Mi passi quel bicchiere? E ti ho detto dove è andato? Ma no, no, poi ho capito pure che non gli andava nemmeno tanto di parlare. Senti, ma che facciamo allora, eh? Ma che dormiamo qui e magari domani mattina li chiamo? No. Questa è una bella botta di strada. Che non vorrei che magari noi andiamo laggiù e quello domani mattina viene qui a prenderci. Forse che ha capito male la data. Comunque ormai qua non viene più. Anzi, è più facile che lo becchiamo a casa sua. Che poi, tra l'altro, in questa zona ci dovrebbe essere una riserva, ma grossa, eh? Dove andava a caccia anche Tito. Andiamo. Andiamo. Scusa, non ho capito, ma qual è il problema? No, no, niente. Però l'altro giorno un collega della IAT mi ha detto che non dicono tutta la verità. Sì, insomma, la televisione non ci racconta veramente le cose come stanno, ecco. No, secondo me se usiamo la testa non ci succede niente. Poi cosa ci ha detto quella alla frontiera? Niema problema. Sentito che musica? Roba forte questa, Ui, che caffè? Eh? Sì, grazie. Ma vuoi cante? No, non ce la faccio. Però parla così mi tieni sveglio. Grazie. Ti ha detto di parlare? Parla. Parli sempre. Barzelletta? Eh no. Allora, sei contento o no di essere venuto con noi? Ancora non lo so, però mi piace guidare su queste strade. Oh, ma che cazzo è? Sembra una lavatrice. Ma come c'è finita qui? Sarà caduto da un camion. Dai, ma sei una mezza siga, dai. Tira su, vai. Bello scherzo del cazzo. Ma dove siamo qua? Boh. Allora, comandante, secondo te dove andiamo? Destra, sinistra? E come dove andiamo? Che domanda. Sinistra, verso le colline, no? Agli ordini. Abbiamo fatto molta più strada di quella segnata.
Sì, mi sa che siamo proprio arrivati. Che ore sono? Le 6. Salve. Ciao, bello. Sei la figlia di Boris? Noi siamo i cacciatori italiani. Ci siamo sentiti ieri sera per telefono. Ti ricordi? Tu non ricordi. Ho detto che mio padre non c'è. No, scusa, scusa. Aspetta un momento. Allora? Dice che niente, Boris non è ancora arrivato. Ma che lì ci arrivano? Non lo so. È in città. Non ho detto quando torna. Bel problema. Non è un mio problema, mi dispiace. Sì, ma scusa, noi siamo venuti dall'Italia per cacciare. Avevamo un accordo con tuo padre. Ci siamo sentiti un paio di volte. Era tutto a posto. Non è che potesse aiutarci, no? Non è che adesso tuo padre si è volatilizzato nel nulla. Io ho capito, ma cosa posso fare? Non so, magari un tè caldo. Tu non bevi? Ho già preso. Molti cervi quest'anno? Molti gli eleni? Non i coi su Astoli. Che ha detto? Tuo padre? Sì. Scusa, ma tu vai a caccia? Ma allora perché non ci porti tu? Senti, se ci accompagni, ovviamente quello che davamo a tuo padre lo diamo a te. Cioè i soldi, dico, li diamo a te. Non è un problema di soldi. Allora che problema c'è? Magari non ha voglia. Ma Roberto, se non ha voglia ce lo dice lei. Allora? Senti, ci organizziamo domani mattina presto, così abbiamo tutta la giornata davanti. Magari ci indichi un alberghetto qui vicino. Siamo un po' stanchi. Domani non è possibile. Oggi è possibile. Facciamo caccia del pomeriggio a notte. Ma poi ve ne andate. Meglio, sì. Beh, grazie. Io mi chiamo Lorenzo. Paolo? Rada. E io sarei Roberto. Ma non sono un cacciatore. Boris. E chi sono queste? We take you, baby, down to the river bed.
aspetta un attimo, aspetta. Butta sto ferro vecchio un secondo. Aspetta, guarda là. Non ti girare, aspetta un attimo, guarda là. No, ti sei ricordato? Sei pazzo, non dovevi. Oh, segnalazione di un collega della KLM, eh? Grandissima novità. Questa che novità è? Che novità, questo è rifatto paro paro su un modello di due piattellisti olandesi. Cos'è, finto? Ma come finto? È bellissimo, psichedelico, sai, anche per ringiovanire un po' l'ambiente. Di un mescalero. Ringiovanire, ringiovanire, bravo, ringiovanire. Però bravo. È bellissimo. Ma dai, ce l'hai solo tu, un modello unico. Un attimo di colore, d'aiuto, dai. Non voglio andare in giro con una roba del genere, guarda. Ci ho passato una settimana per rifartelo così, bellissimo. Dai, dai. Hai rovinato un fucile, no, cos'è? No, gli sono colori a acqua, dai. Provalo, bellissimo. Ha una definizione pazzesca, eh. Non puntare mai il fucile a me. Fallo con lui, ma non con me. Hai capito, italiano? Oh, calma, eh. Guarda, scarico, non sono mica scemo. Cervo con corna 10 punte, $1,600. 20 punte, $2,400. Dalle 30 alle 40 sono $200 in più a punta. Per un orso, 6,000. Ok? Io scelgo l'animale, voi sparate. Potete sparare solo quando dico io. Se volete un cervo, non sparate ad altri animali. Perché? Porta sfortuna. Roberto, su. No, sentono un rumore e scappano. E lui? Come si chiama? Boris. Boris. Allora? Come tuo padre? Paris? Vai! Di cervo. Femmina. Anche vicino. Vai pure. Ma dove? Ma visto che quella ci odia. Vacci te. Scusa, ma la città dov'è? Oltre quella montagna? Mm-hmm. E tuo padre sta là? Sì. Eccolo là, si è messo il cappellino, partita la caccia, capito? Il suo sport preferito, dico tuo fratello. Che c'è? E niente. Ma guardi. È strana tipo, eh? Come strana? Non so, è strana. E cosa devi fare? La danza del ventre, ho capito. Dicevo così per dire.
manina, guardalo là, guarda. Hai capito? Lo steward. Vabbè, Cervi mi sa che... No. Tu sei politico? Politico? Tu e tuo amico siete politici? E perché i politici, scusa? Politici italiani vengono qui a caccia. Ah. No, no, no. No, io faccio lo steward sugli aeroplani. Aeroplan, cos'è, pilota? Magari. No, no, lui è pilota. Io faccio lo steward, una sorta di barman. Ah, cameriere. Cameriere? Cameriere d'alta quota, ma cameriere. Tu fai questo di mestiere? Quando ero piccola, mio padre portava a caccia un italiano grosso che portava sempre i guanti di cinghiale, anche quando era caldo. Tu sai, quelli senza diti. Sì, lui pagava noi fare tutto, anche per caricare il fucile. Un giorno non lo ha dato la mano e lui non è più venuto qui a caccia. Addirittura. Guarda che però mica siamo tutti così. Tu paghi solo per prendere il cervo, ma non è sicuro che lo prendi. Visto! Sì, sono sicuro, era lì, sotto il vostro palco! Che cazzo fa quello? Il tuo amico ha sparato il nostro palco! Sono sicuro, l'ho visto! Oh! L'hai visto anche tu, no? No, io no. Ma come non l'hai visto, ma porca... Paolo, ma che cazzo fai? Spari! Paolo! Ma che fai? Non l'hai visto? Ma chi ho visto? Era enorme! Sì, era enorme! E c'avevo quello vecchio, l'ho sbagliato, quest'ora era sul caminetto. Tu sei cretino, te lo dico io. Ma che cazzo, a chi spari? Oh, senti, per me c'era. Se non c'era vuol dire che ho sbagliato. Capita, non è la fine del mondo. Cosa faccio, mi sparo in bocca? Per me basta così. Caccia è finita. Sei contento, eh? Adesso chi la riprende quella, eh? Grande cervo maschio, alto, più o meno 150 kg. È scappato quando ha sentito sparo. È meglio che stai un po' calmino. Thank you.
schifa. Oh, mi è male qua. Piano, piano. Fai luce, fai luce. Piano, resisti. Dai, resisti. Dai, che siamo in macchina, dai. Piano, fai piano. Ma chi è che ha sparato? T'ha fatto una domanda, rispondi. Chi ha sparato? C'erano altri cacciatori? Sì, altri cacciatori che seguivano la nostra bestia. È successo altre volte. Magari stavano pure con tuo padre, no? Ti ho detto mio padre è in città, basta. Che faccio, aspetto? Lasciami pensare, io devo pensare. Sti cartelli in cirillico, dove cazzo stiamo qua? Passa. Dai. Ti ha detto di passare, passa. Paolo, come va? Come va? Mi fa male. Mi fa male, Paolo. Tienilo fermo, Roberto, tienilo fermo, dai. Resisti, Paolo, tra un po' arriviamo all'ospedale. Ai. Di qua? Sì. Di qua? Sì. Piano, non ce l'ho fatto. Sì, piano, sì, piano. Sì. Piano, mi fa malissimo. Piano, attenzione. Dai, che ce l'abbiamo fatta, dai. Dai. Precedite uciconici, svegliti un reo. Sta tranquillo, Paolo, sta tranquillo. Sembra grave, ma è una cazzata, vedrai, sta tranquillo. Io vado a casa mia, scusa, e noi che facciamo? Ma dai, non è possibile, non sappiamo nemmeno dove stiamo, non conosciamo la lingua. Aspetta almeno che Paolo lo dimettono, scusa, eh. Io devo tornare a casa mia. Senti, se è una questione di soldi, non ci sono problemi, eh. Tagliari, Lofti, vieni, come? Allora, stai una nota. Ci fate sapere anche a noi quello che succede. Qual è il problema? Sì, Dom, c'è. Sta cari. Visto coitam. Chi puzza? Puzza. Chi puzza? Puzza vuol dire sparare. Qualcuno puzza, amico mio. Lui ce lo deve dire che è stato. Tu gliel'hai detto che non è colpa nostra? L'ho già detto. Roberto Astolfi. Sono il fratello. Sono il suo fratello.
I fucili? Ma scusa, loro lo sanno che non sono stati questi fucili a sparare. Allora? Scusi, ma perché? Adesso non è per i fucili, ma è una questione di principio. E siamo noi le vittime, capisce? Gospodin se, vaše isprave. Nemam ništa kod sebe. Zovem se Rada Badurina. Vodič sam lovcima u rezervatu. E pa ne može tako. Treba da vas proverimo. Che altro c'è adesso? Ho un problema. Quale? Non ho i documenti. Devo rimanere qui. Posso fare qualcosa? Tu puoi mettere firma per me. Tu rimani con noi, però. Garantisco io. Firmo. Non garanto esamene. Garantir. Scusa, ma com'è che ti chiami? Rada. Rada Badurina. Smettila, mi hai fatto venire mal di testa. Signore Astolfi, è lei? Sì, sì, sì. Capito, rischiavo di perdere la gamba. Guarda, mi hanno riempito qui di tranquilla. Tenetele voi. Senti, io voglio andare via da qua, eh. Cioè, non so, un'emergenza, non lo so. Non c'è posto, meglio. Andiamo. Andare via di qui. Aspetta, oh, aspetta. Guarda che io non mi muovo da qua se tu non mi dici esattamente quello che sta succedendo là fuori. Non lo vedi? C'è una piccola guerra. Come una piccola guerra? Ma che... Ma contro chi è scoppiata sta cazzo di guerra? Guarda che noi non c'entriamo niente, eh. Anzi, a noi ci devono pure proteggere questi. Lo sapete che facciamo adesso?
Telefoniamo all'ambasciata. Sì, sì. All'entrata c'è un telefono, ma ci vogliono le monete. L'ospedale è pieno di feriti, non c'è posto per lui. Tu capisci questo? Io credo che possiamo andare in albergo senza pericolo, ma se tu vuoi stare qui, allora io vado via. Boris. Dai, spingi. Piccola guerra, piccola guerra, un cazzo! Via di qui! Oh, sai, no! Ehi! Oh. Hey. Arrivo di sei! Da qualche parte c'è scala. Conosco il padrone dell'hotel. Cotoli, appunto. Jaume. Lei è direttore dell'albergo? Abbiamo bloccati molti clienti qui. Stanotte è arrivata molta gente che non può più tornare a casa sua. Cosori. Italianski, Lovci? Da. Ciao, i nuovi drughi. È pieno di gente. Sono libere stanze solo dall'ultimo piano. E allora, che problema c'è? Il problema è che c'è problema. Quale? Spara dappertutto. Chi spara? E che ne so io, si spara dappertutto. Non so niente già. Ma da dove? Dall'agrocommerce. A gaga ve bio. Gaga fiera. Corre, Rossa! Nemo se la spinge tu. Ma chi ne ide? Nie, vremie, se treniera nie. Non si morlo, trenirati. Idite, na drugo mjesto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma che facciamo? Siamo qui o proviamo a andarcene? Ma scusami, ma abbiamo la targa italiana. Mettiamo che sono uno straccio bianco. Tentiamo qualcosa, no? Sì, supposte genaniti diezza. Dammi qui. Zapamti, soba si ipak placa. Nebrini plato c'è. Nadam se. Ili tako,
Maschili, bam! Cosa fate lì? Non vedi che non c'è la luce? L'ascensore non lavora, non funziona. Cosa stai aspettando? Aiutami, è pericoloso! Volete una mano? Sì, muovi, dai! Stai giù, Roberto, cazzo, stai giù! Sai che ho finito l'effetto dell'anestesia. Ho bisogno di un calmante. Oddio, che male! Mi dispiace. C'è nessuno qua. Ma tutta questa roba che cos'è? Eh? Latte in polvere, farina di soia, sale, zucchero. E queste? Svegliaci. Candele. E che ci mangiamo, le candele? Mangiamo qualcosa, adesso non è problema. Šefica, jesi li je vidjela? Ha? Gdje je šefica, jesi li je vidjela? Ne znam. Ti otišla sad ta žena. Rada, Rada, ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Imamo jedan problem. Che problem? Sento, ho bisogno di medicinali, antidolorifici, il mio amico sta male. Deve andare all'ospedale? All'ospedale? Ma come faccio? È pericolosissimo. Ma io cosa posso fare? Guarda quanta gente sta male questa notte. E tu chiedi a me cosa posso fare. Posso fare solo questo. Slivovica. Grazie. Senta, senta, che notizie ci sono? È possibile sapere qualche cosa? Non c'è notizie, tu vedi. No, ma non ci capisco niente. Per voi è diverso, no? Non è diverso. Loro sanno cosa vogliono fare. Ma loro chi? Cetnici. Chi? Ma chiedela, ragazzi, io non ho tempo, devo fare la luce. Cetnici? Sono di queste parti? Andiamo. Andiamo un cazzo! È possibile che non sai mai niente? Basta toccare me. Tu sei troppo nervoso, stai calmo. Rada, Rada, aspetta. Scusa, Rada. Scusa, sei italiano? Sì. Piacere, Carlo Gabbiadini, sono un giornalista sportivo. Renzo Astolfi, piacere. È un casino bestiale, non ci si capisce più niente. Infatti, ma tu hai qualche notizia, no? Pare che abbiano occupato la città e che proprio qua stanno organizzando la difesa. Bene. Ero venuto per intervistare Delibasic, l'ex giocatore della Scavolini, te lo ricordi, ma non l'ho trovato. Però qua in ritiro c'è una squadra di Jablanic. Mi dispiace, se ne parliamo dopo. Scusa. Ah, senti. Sei in macchina, vero? Sì. Non è che quando vai via mi daresti un passaggio. Ho pochi bagagli, solo una borsa. Vediamo se ci fanno andare via. Grazie. Avvertimi. Thank you.
Meine Schwester lebt in Beograd. Mi spiace. Dai, no, speak bitte, Deutsch. Bitte. Sent you her okay, here is address, okay. Please. L'Hotel Central ha alle spalle una lunga e famosa storia. Sorge sulle ceneri dell'albergo in cui soggiornò per due notti l'arciduca Francesco Ferdinando prima di trovare la terribile morte a Sarajevo. Oh, ma non c'è qualcos'altro da leggere? Oh, sì. Nel nostro ospitale albergo potete usufruire di molti e delicati servizi. Piscina, campo da basket, palestra, sala riunioni, sala da tè e un molto fornito bazar. Per servizio in camera, comporre interno room service. Room service, sto cazzo. Ma quando arrivano vedove? Secondo te domani ce la facciamo ad andarcene da qua? Ma che ne so io, a me lo chiedi. Hai paura? Finora non è che sia stata proprio una gita. Al casino a momenti ci menano. Andiamo a caccia e ci sparano addosso. Poi ci ritroviamo in una città che non sappiamo neanche come si chiama. Siamo chiusi in un albergo che appena ci muoviamo ci sparano. E siamo senza luce, non abbiamo niente da mangiare. Tu come la vedi? Certo che messa così, male. Sam vam domao da ne pustite gore nikoga od njih. Scusa, senti. Hai visto per caso quella ragazza che stava prima con me, una con i capelli corti? No. Ah, eccola, scusa. Senti, noi abbiamo qualcosa da mangiare, su. Se vuoi venire non ci sono problemi. Magari più tardi, adesso devo comunicare nel giornale. Vabbè, ciao, vai. Togliamo la luce. C'è qualcosa di mangiare. Oddio. Ieri viene a piedi, mamma mia. Senti. A titolo di fece niente. Questa non è. Slivovic. Slivovic. Vediamo bene. Ma è così, che lo sei? Papà. Oh, grazie mille. Sì, ma non ringraziare me, ringrazia lei. Che te l'ho andato a prendere in macchina. In macchina? E con quello.
quello che ci deve fare. Meglio che sta qui con noi, no? Beh, per favore, cerchiamo di non fare cazzate. Come va? Ora ci sto avviettando. Cosa fai? Stai fermo! È un bel casino. Adesso io mi addormento e torna l'acqua. Non mi ricordo se era aperto o era chiuso. Com'era? Ma secondo voi è meglio che io mi fracico quando torna l'acqua? Io da qui non mi muovo. Oppure rimaniamo senza acqua. Rimaniamo senza acqua. Certo che è bello stare in compagnia, mangiare in compagnia proprio, è una cosa che quando uno ha voglia di parlare proprio si allarga il cuore. Prima ho sognato come ero sposato con Laura. Chi? La mia compagna di classe. Avevo due bambini che non mi assomigliavano per niente. Abitavo in una casetta con un piccolo giardino e passavo tutto il tempo a aggiustare il motore di una vecchia lavatrice. C'era pure un cane con una coda lunghissima su cui inciampavo continuamente, ma non mi incazzavo. Io quando torno mi sposo, pure io. Una delle mie parti però, eh. Senti, ti vuoi sposare con uno stronzo che è stato a caccia in Jugoslavia quando è scoppiata la guerra? Allora, italiano, tu vuoi usare la radio, sì? Beh, se funzionasse il telefono non glielo chiederei. Deve trasmettere l'articolo per tuo giornale? Beh, sì, lo aspettano. Ok, italiano, ma non subito. Petar, Živko. Allo, allo, dragane, ti non mi чуєш? Lui cosa più importante da fare, quando lui è finito, tu puoi. Ah, quando? Da, razumio sam, da. Devi aspettare. Ah. Italiani, brava gente. No. È film vecchio, ma molto famoso anche qui. Italiani, brava gente. Tu sei giornalista qui, scrivi quello che vedi con i tuoi occhi. Che non si dorme, che presto non ci sarà più da mangiare. Che presto vieni inverno. Io non ho sonno. Pensavo una cosa. Se ci fossero ancora adesso avremmo dovuto telefonare. E come facevamo che il telefono non funziona? Avremmo dovuto uscire e cercarne uno. Per farli stare tranquilli probabilmente avremmo rischiato la pelle. È strano, no? Cosa gli avresti detto? A papà o a mamma? A mamma. A mamma le avrei detto, stai tranquilla, è tutto a posto. E tu a papà cosa gli avresti detto? Volevo dirti una cosa, perché quando torniamo vieni a stare un po' da me? Eh? Ti porti tutte le cose per studiare. Ti frega, stai lì, non c'è problema. Eh? Dì la verità, me lo stai dicendo perché non siamo sicuri di andarcene.
Senti, io... Allora, non ti preoccupare, tengo gli occhi chiusi. Certi momenti non si può aspettare. La sai quella... La sai quella dell'astronauta? Se avevano già cominciato il conto alla rovescia, lui all'improvviso gli scappa la pipì. Tutti i problemi che hanno in quel momento e gli scappa la pipì. Ma dalla base gli dicono che niente, ormai è troppo tardi, deve farla nella tuta. E lui la fa. Sì, nella tuta. Ora però, il sedile è inclinato all'indietro, la pipì comincia ad andare dappertutto, no? Finché non brucia il termostato interno della tuta, i sensori, gli allarmi, i meccanismi di controllo, niente, salta tutto, devono bloccare il lancio. È tutto per una pisciata. Pensa. Che schifo. Non è mica una barzelletta, sai? L'astronauta si chiamava Shepard. Tu devi cambiare la medicazione. L'ospedale mi ha detto che regge per un paio di giorni. Ormai la cambia a casa. Questo è brutto. Brutto? Ah, guarda, facciamo così. Tagliamo. E tu non mi racconti niente? Io non sono brava a dire le storie. Però una cosa almeno potresti dirmela. In tutto sto casino, tu da che parte stai? Non è venuta acqua. No, non è venuta acqua. Però tu lo sai quando arriva l'acqua, vero? Hai visto una ragazza con i capelli corti? Girl, era... Ah, da, Evo, Tom, Evo. Thank you. Questo. Che fai qui? Torna in albergo! Non è vero che non ce l'avevi il documento, eh? Dove corri? Non chiedere anche tu! Ti prego, non chiedere!
Ajde. Dosta je bilo. Sve ste mi uništili. Zatvaram klavir. Mahni se. Ha visto per caso mio fratello? Mio fratello, capelli lunghi. Capelli lunghi, sì. È sparito con quella ragazza. Capelli lunghi e The Girl insieme, capito? Ho capito, amore. Quale amore, amore? L'ha visti, sì o no? No, non le ho visto. E come si chiama la vostra interprete? No, no, non è un interprete. Comunque si chiama Rada. Rada? Sì. Rada e poi? E poi, che ne so, non c'aveva nemmeno i documenti. Badurina? Badurina. Badurina. Ah. Badurina Rada. Rada certo. Allora la ragazza è croata. È croata, sì, certo. Vuoi un po' di caffè? No, grazie. Caffè turco? Bevi piano. Sì, grazie. E allora? Ma qui in città ci sono molti croati, forse è andata a cercare qualcuno. Sono sicura. Sì, doveva cercare il padre che sta in città, ma non sa dove. Loro vengono dalla campagna. Il padre fa il guardiacaccia, Boris. Guardiacaccia Boris, lo conosce? Boris? Sì. È un nome serbo? Badurina, nome croato. E allora? È strano. Che cosa strano? Non so. Almeno che... Boris... Ah, Jovanovic, Boris Jovanovic. Jovanovic. Allora la ragazza è Rada Jovanovic, vuol dire che è serba. Eh certo, è serba. Siamo due stronzi. La ragazza, quella che doveva darci una mano, è una di loro. Hai capito? Te lo spiego meglio. Tu ieri sera hai cenato con una che forse è d'accordo con quelli che ci stanno sparando addosso. Io ho pure garantito un nome falso davanti alla polizia. La guardia caccia Rada Badurina, di Jovanovic, come cavolo si chiama, tutte balle, ci ha preso per il culo, ci ha preso. Lo so. Come lo so? E l'avevo capito. E che aspettavi a dirmelo? Oh, guarda che mio fratello sta là fuori, e forse sta proprio con quella. Guarda che parlo con te. Ma che ti dica, io mi fido di lei. E poi quello che doveva fare l'ha fatto. Che ha fatto? Ma poi che cazzo ne sai tu che sei sempre stato chiuso qua dentro? Oh. Ti tocca andare a cercarlo. A cercarlo? Dove lo vado a cercare? Che faccio? Vado in giro? Suono ai citofoni, dico scusate, avete visto Roberto? Non eri tu quello che diceva? Tutta più che succede? Troveremo un posto di blocco. Parliamo, ragioniamo. Cazzo, non avessimo incontrato uno di posto di blocco. L'idea è che è facile parlare. Ah, certo, adesso i problemi sono tutti tuoi. Io sono qui in vacanza. Anzi, sai cosa faccio? Prenoto anche per l'anno prossimo. Scusate, ma voi come siete finiti in questo casino? È tanto che non la vedi. Sì, non andiamo d'accordo. 5 anni fa lei è andata via e sono stata con mio padre. Ieri mi mai contra. Devo guardare mamma.
Kako ti je otac? Ne znam. Nisam ga dugo vidjela. Kako ti? Da si došla da me vidiš? Trebala bi da odem odavde s trojicom Italijana. Trojicom Italijana, koji su ti? Ej, Italijano. Io ti conosco. Sì, mi ricordo. Tu come ti chiami? Roberto. Anche lui ti conosceva. Vieni. Bevi per lui. Sei con Rada ancora? Bello, sì? Sì. Però assomiglia troppo suo padre. Perché? Che cos'ha suo padre che non va? Milene, trojica Italijana trebali bi da odi. Ništa sigurno. Puca se. Dice che c'è pericolo. Stasera tornate a casa. Forse. E poi ci sono gli uccisori. Gli uccisori? Ce ne sono di quelli che concepiscono la caccia in quel modo lì, ma è roba da ammalati. Si alza un volo di starne, ne ammazzi una, due, ma che significa ammazzarle tutte? Invece noi un colpo solo, e c'è o non c'è? Poi l'attesa... Il seguimento è un fatto sportivo. Ma adesso cosa pensate di fare? Adesso vado a cercarli. Ma il comandante qui, il comandante, è uno con una divisa, insomma, responsabile. Mi sembra un tipo in gamba. Possiamo chiedere aiuto. Oddio! Oh! Oddio! Via! Via, via, via di qua! Oh, mamma! Presto! Aiuto! Via, 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 via! Portami vieni qua! Via! L'hanno colpito, Rezzo! Rezzo! L'hanno preso, guarda, l'hanno colpito! Di qualcosa! No, no, niente, è una scheggia. È una scheggia, niente. L'ammazzo. L'ammazzo, vaffanculo, l'ammazzo! Prezzo! Prezzo, che fai? Stavolta l'ammazzo! Lascia stare, dai. Che cosa c'entriamo noi? Non facciamo cazzate! Con quel fucile! Sta giù! Sta giù! Porca troia, sta giù! Fuori dalla stanza, presto! Dai, andiamo via! Adesso!
Andiamo via, fuori! Boris. Fuori di qui! Fuori! Dove ci vamo, Boris? Rada! Rada! Куча дотрошиш муницію. Нікад не стріляй по куче. Pronto? Pronto, mi sentite? Sono Carlo Gabbiadini dello Sport. Vi do un pezzo che non so in che pagina va, forse agli esteri. Allora vado. Dal nostro inviato Carlo Gabbiadini. Dovevo raccontare una storia di sport e mi trovo a raccontare una guerra. Punto. Pronto? Pronto? Sì, lo so che non bisogna usare la prima persona, ma ma come si fa? Vabbè, lascia tutto così com'è, me la vedo io. Me la vedo io con la redazione. Allora riparto. Tutti. Dalla stessa federazione ai funzionari locali, virgola, avevano garantito che la partita si sarebbe svolta nella massima tranquillità. Invece da più di 36 ore, virgola, cecchini armati con fucili di precisione sparano su chiunque osi avventurarsi fuori dall'albergo che ci ospita. La gente terrorizzata. Le poche macchine in circolazione zigzagano. Sì, sì, zigzagare per le strade. Esposte al fuoco dei cecchini, ad una velocità da Formula 1. Questa mattina una granata ha colpito le stanze occupate fino a qualche minuto prima dai giocatori dello Jablanica. Punto. I quali, anche se visibilmente scossi, hanno comunque partecipato all'allenamento nella sala delle feste dell'albergo. Punto. Siccome non si è trovato alcun pallone da basket, virgola, ne è stato usato uno di plastica colorata, di quelli che normalmente usano i bambini. Punto. E allora l'allenatore ha detto ai suoi giocatori: i ruoli in una guerra non sono tutti uguali, esattamente come in campo. Voi la vostra guerra la state combattendo, invece che con un fucile, con un pallone da pallacanestro. Ma si può sapere che cosa aspettiamo qui fuori dall'aeroporto? Ci fosse almeno un aereo.
Perché questo è l'unico posto da dove si può uscire da città. Vedrai, prima o poi arriva. E allora qui non arriva nessuno. Dobbiamo aspettare, ti ho detto. Sì. È due ore che aspettiamo, qui è pericoloso, no? Ciao. Devi mantenere la mia velocità. Certo. Stai molto vicino. E me, e giù i finestrini. Giù i finestrini, perché? Schegge. Ah, certo, certo, sì. Vuole soldi? Sì. Ciao, caro. Dai, vieni. Così è andata. Più ripenso a questa storia, più mi convinco che essa mi accompagnerà per tutto il resto della vita. Eppure io continuo a scrivere di sport, non di guerra. Come del resto Paolo e Renzo continuano a volare sui loro aerei da una parte all'altra del mondo. Per dovere professionale penso di dover aggiungere un'ultima cosa. Il cecchino che bersagliava il nostro albergo era in realtà una giovane donna, campionessa olimpionica di tiro al piattello. Catturata durante un'operazione anticecchini, imprigionata e processata,
è stata condannata a morte come criminale di guerra. La sentenza non è mai stata eseguita, ma tramutata dopo un secondo processo in ergastolo, che la ragazza sta attualmente scontando nel penitenziario di massima sicurezza di Cuba. A suo carico le sono stati contestati 14 morti e 120 feriti. Durante l'inchiesta ha dichiarato che quello era un buon modo per tenersi in allenamento e al tempo stesso un buon lavoro, visto che poteva riscuotere $500 per ogni bersaglio maschio colpito, $700 per ogni bersaglio femmina e $1,000 per ogni bambino.